Bentornati signori in un altro episodio di Hack Pessime, questa volta con Pokémon Black Leaf. E infatti il nome mi è sembrato familiare. Vi spiego un po' prima di avviare il gioco. Allora, c'era questo ragazzo tempo fa che si chiama Lexno, che si chiamava sul forum Lex98, che aveva aperto un hack chiamata Pokémon Black Leaf Tram, era uguale ad altri giochi Pokémon, niente di innovativo insomma. Bambino di 10 anni, prende il Pokémon, batte la Lega, bla bla, un po' noioso, no? E quindi abbiamo cominciato a dargli dei consigli su come migliorare appunto questa trama, no? E niente, alla fine si è un po' arrabbiato con noi perché pensava lo insultassimo e ce l'ha dette dietro, ma in realtà gli stavano solamente dando consigli. Adesso è comunque, l'abbiamo perdonato, è diventato pure professore della scuola di scripting, quindi una persona normale, no? E c'è questo qui che non so chi sia, che ha fatto un remake di un hack mai finito da lui, appunto Black Leaf, così, e non so neanche perché me l'hanno segnalata Ivan e gli altri del forum, e adesso la sto provando in anteprima qui con voi. Che bello, sempre a me le cose belle. Musica non è neanche cambiata, renderizzata qui. Ciao, sono Lex98, The 98. Sono un grandissimo permaloso che vuole sempre essere al centro dell'attenzione. Ok. Ed inoltre mi invento un sacco di cazzate. Ma il peggio di me l'ho dato quando nel forum ho postato Pokémon Black Leaf. Un hack banale. Quelli del forum hanno cercato di darmi consigli, ma io li ho insultati facendo una grandissima figura di merda, facendo scoprire agli admin i miei account multipli. Tra le stronzate più grosse che ho detto, c'è quella del mio zio che mi aiuterà a fare un hack che ho abbandonato per ben 3 volte. Prima però, dimmi il tuo nome. Lo sapete ormai che nelle hack scrause metto sempre help, no? Sei help? Eh beh, sì. Così tu sei help? Ah, sappi che questa ROM non è stata fatta da Lex98. E davvero, guarda un po'. Penso se l'avesse fatta lui un hack con cui si prende in giro da solo. Il suo scopo è quello di far capire che lui è solo un coglione. A distanza di quanti mesi? Era dicembre forse, cioè febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto. 8 mesi di distanza. Se sei tu Lex a giocare, ho un messaggio per te. Fai schifo. Manco gli avesse insultato la madre. Che cavolo. Ah, e se ti aspetti, un Axe Kraus ha fatto di tutto per renderlo decente. Ah, vedo, infatti c'è ancora il testo dalla textbox. Vedo. È molto meglio delle tue messe insieme. Ti assicuro che ci vuole poco, eh. Ma tanto tuo zio saprà fare qualcosa di meglio di questi dialoghi che escono dalla textbox. Ah, era voluto. Vabbè. Questo però non era voluto. Bravo. Ti sei dimenticato di mettere il setmap tile all'inizio. Complimenti. Ok. Ciao mamma. Non scriptata. Ci sono i risultati di un contest di hack alla TV. E al secondo posto Pokémon Under Red Shadow di Lex98. Ho una voglia pazzesca di dar fuoco al televisore. Ma quello non è neanche tanto malaccio. Almeno è diverso dal normale. E insomma, no, lo dico io perché comunque sono da un po' di anni che sono qui nel campo delle hack. Ma solo vi lascio il topic qui sotto in descrizione. Ma che cazzo la voce da trans, perché? Ok. Alla TV danno la biografia di Lex98. E insieme al mio amico Cinder sto creando Smeraldo 2. Vedo, hai voluto creare una crown decente, ma sali sui tavoli. Vedo. Il Prof. Birch è venuto qui a Flat perché Max ha conquistato Owen. Ma nella trama dell'hack devi scacciarlo da Flat. Non ci capisco nulla. Nemmeno io, sinceramente. Sinceramente. Tu cosa vuoi? Dico che mia madre faccia le corna a mio padre. Impossibile. Come potrebbe aver tempo di fare certe cose tra la spesa e le lezioni di tennis e basket? Scommetto che Lex98 piangerà mentre giocherà alla hack. E penso che poi avrà bisogno di questo. Davvero taglio? Davvero? Quella MN contiene taglio, sarà utile sia a te che Lex. Avete capito, bambini? Si taglia! Di qui non si passava. Non si passa e non si passerà mai finché chi sono io. Capito? Non lo so chi tu sia, ok? Lex98 ha trascorso 4 settimane online sul forum. Mi chiedo se Lex98 abbia una vita sociale. Teoricamente, sommando tutto il tempo, penso di aver ricevuto... No, penso di aver trascorso anche una cosa come 2 settimane sul forum in un anno. E certe volte lo lasciavo aperto mentre andavo a mangiare, tanto per dire, non è che... Aiuto! Ciao.
Ma che Cristo. Cioè, io avrei un Nokia, però Samsung è più meglio. Wow, Master Tactician. Ehi, grazie. Comunque non chiedermi perché io sia qui a Flat senza Pokémon. Ti spiegherò tutto nel mio laboratorio. E così tu sei Hulk. Io invece sono Birch, il professor Birch. Vengo da Owen, ma visto che è stato un salto in magma, mi sono rifiutato qui, blalo. Ah, a proposito, puoi tenerti il telefono che hai preso. Hulk si tiene il telefono. Visto che questo script è riciclato, me lo costringe. Vuoi dare un soprannome al tuo Samsung? Sì. No, è proprio così lo voglio chiamare. No. Eccia. Ok. Bene, adesso che hai un cellulare che può difenderti dai Pokémon, perché non inizi una stravagante vita da allenatore di Pokémon? Magari la puoi affrontare a fianco del tuo rivale Red, ci stai? Sì. Red si trova nel percorso qui a sud. Di sicuro sarà dentro la sua casa con il suo fedele Bagon. Ma Red non ha un Bagon. Oh, se... Grotta Anaconda, vabbè. Ah... Due secondi. Ah, infatti, Grotta Anaconda. Infatti, ecco perché me la ricordavo. Allora, adesso dovrei teoricamente andare qui dietro. E infatti, di qui non si passa. Such bug, Doge. Oddio, perché l'ho detto? E poi il qui con l'accento non si può vedere. Aspetta. Questo però proviene dalla Vandonia, perché è lì che si è scoperto il qui con l'accento. Ah beh, quindi uno di quelli che mi segue, per forza. Ok, il creatore dell'hack mi segue. Mi dispiace, Rocco non riceve visite. Se hai visto gli skin dell'originale Black Leaf fatto Alex, non tocca capire la mia frase. Non ho capito. Tesoro, posso spiegare tutto? Ah, giusto, tu sei Alp, mi hai fatto prendere uno spavento. Pensavo fossi mio marito, tornato dal tabaccaio dopo 10 anni. Comunque cercherai da sopra in camera sua a guardare i video al PC. Sono dei macioche. Che noia questo video. Quando è che iniziano a... Ah, stavo guardando un video porno. Ridete ragazzi, ridete. Ma vaffanculo. Arg. Ah, sei tu Alp, credevo fossi mia madre. Cosa? Il prof Birch ti ha dato un cellulare in grado di lottare come un Pokémon? Ma è magnifico. Oh, si è fatto tardi. Io e il mio fedele Bagon dobbiamo andare. Ci vediamo. Ste maiuscole non rispettate la punteggiatura a muzzo, mi stanno facendo venire un tumore alla crusca.